Sequestrati bene per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro, è stata la direzione investigativa antimafia ad eseguire il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, nei confronti di un'imprenditrice immobiliare e del fratello, entrambi ritenuti vicini al sodalizio camorristico denominato Nuovo Clan Partenio, attivo nella provincia di Avellino. Il sequestro ha riguardato una società operante nel settore immobiliare, 116 beni immobili, 4 beni mobili registrati e 61 rapporti finanziari. Il provvedimento, si legge nella nota della DIA, trae origine da una proposta di misura di prevenzione patrimoniale e personale avanzata congiuntamente dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e dal Direttore della DIA. Nello specifico, gli accertamenti conclusi hanno permesso di documentare come una complessa ramificazione parentale con personaggi di alto profilo criminale avrebbe favorito l'ascesa economico-imprenditoriale e delinquenziale di due. Questi, affermatisi all'interno del sodalizio, avrebbero gestito dal 2016 il settore delle aste immobiliari, pilotando le stesse verso gli interessi del clan. Gli approfondimenti svolti inoltre hanno fatto emergere disponibilità patrimoniali e finanziarie significativamente sproporzionate rispetto ai profili reddituali dei due fratelli. L'odierno risultato, conclude la nota della DIA, si inserisce nell'ambito delle attività istituzionali finalizzate all'aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti e riconducibili direttamente o indirettamente a contesti delinquenziali, agendo così a tutela e salvaguardia della parte sana del tessuto nazionale economico. Thank you.